Queste scarcerazioni sono aberranti. È l'indignazione di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, vittima della mafia, di fronte ai domiciliari concessi a 376 mafiosi per effetto dell'emergenza coronavirus. A fargli eco c'è anche il pentito, Gaspare Mutolo. Ormai i buoi sono scappati dal recinto, ha detto, è inutile farli ritornare in carcere. Il decreto antiscarcerazioni invece è quasi pronto. Tra domani e lunedì dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il filo lungo cui tutto si muove fa lo slalom tra la tutela della salute dei boss, la sicurezza dei cittadini e l'indipendenza della magistratura. Quattro articoli e due pilastri fondamentali. I magistrati che hanno concesso le scarcerazioni dovranno verificare il persistere delle condizioni ogni 15 giorni e inoltre dovranno prendere in considerazione anche la possibilità di ricoverare i detenuti in strutture sanitarie protette. È il rischio di contagio per i detenuti malati, infatti, ad aver spinto i magistrati a concedere i domiciliari. C'è scritto nero su bianco anche nella motivazione che ha fatto tornare a casa Cataldo Franco, l'affiliato a Cosa Nostra condannato all'ergastolo per il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido nel 1996, affetto da diverse patologie tumorali, non avendo disponibilità di una cella singola, l'unica via per tutelare la sua salute sarebbe stata quella di farlo tornare a casa dalla moglie in provincia di Palermo.